Ciao ragazzi, ben ritrovati. Volevo, diciamo, oggi dare un aggiornamento per quanto riguarda il calciomercato del Parma, perché è giusto parlare di tante cose. Diciamo, mi sono come sempre fatto i miei appunti. Allora, partirei col dire, allora, prima di tutto, notizia falsa, non notizia falsa, il discorso del Parma che ha, diciamo, ha rischiato di non essere ammesso alla Serie B per un modulo compilato male. Sarà vero o no, ma sta di fatto che qua di denunce verso organi di stampa non ne sono state fatte, quindi comunque una mezza verità ci deve essere per forza. Quindi diciamo che abbiamo rischiato, comunque fatto una brutta figura, la società stessa ha detto siamo stati messi in cattiva luce, va bene. Però se ti hanno messo in cattiva luce con una notizia del genere, poi smentita, va bene, io ti denuncio come organo di stampa perché mi fai fare una figura a livello nazionale, barbina. Comunque va bene, e questo bene così siamo messi al campionato, tutto bene, non è successo nulla, però insomma, un po' di paura. Andiamo avanti, parliamo di Vasquez. Allora, qui oggi abbiamo note dolenti e note meno dolenti. Allora, Vasquez, innanzitutto partiamo col dire che Vasquez era in scadenza di contratto, va bene, Vasquez ha un ingaggio magari pesante, anche se sicuramente non è pesante per Kraus, secondo me. Però Vasquez ha dichiarato che lui voleva restare, quindi lui sarebbe rimasto a Parma e non è stato invece voluto, quindi la società l'ha lasciato tranquillamente andare via e va bene, una scelta, però sicuramente discutibile perché Vasquez con la sua tecnica poteva sicuramente almeno essere utile per un tempo, o un po' 45 minuti comunque nelle gambe ce li ha. Quindi il discorso è che Vasquez adesso è andato via e dovremmo rimpiazzarlo. Allora, dovremmo rimpiazzarlo. Partiamo con una conferma, una nota positiva. Al posto di Vasquez ci ritroviamo la conferma di Bernabé, e questo è fino al 2026, e questa qua è sicuramente una cosa positiva. Però io ricordo che Bernabé, io me lo aspetto che mi viene confermato, e così è stato, perché se un giovane di quel livello me lo fai fuori, allora vorrebbe dire che proprio non hai capito nulla, neanche della tua stessa filosofia, cioè di far crescere i giovani, valorizzarli. Però io ricordo che Vasquez ha fatto il miglior rendimento da quando gioca a calcio, cioè non da quando è a Parma. Quindi a Parma ha fatto 25 gol su 70 partite disputate, che vuol dire bene o male un gol ogni 3 partite. Nel suo momento migliore, Vasquez ha fatto un gol ogni 4 nella stagione col Palermo, ok? Col Parma 1 su 3 di media, che è il suo miglior rendimento in tutta la carriera. Noi di fronte a questi dati ci troviamo col Vasquez migliore della rosa in partenza, praticamente andato. Ok, chiudiamo il discorso Vasquez, anche se mi sarei aspettato diciamo, un po' più di riconoscenza verso il Mudo per quello che ha fatto col Parma. Detto questo, passiamo a Bernabé. Bernabé invece ottima cosa, averlo confermato fino al 2026, qui la società ha fatto molto bene, e, a mio avviso ovviamente. Abbiamo rinnovato anche Ansaldi per un anno, che ci sta, in Serie B Ansaldi assolutamente un giocatore di valore, ci può stare in questa rosa, sicuramente ottimo giocatore e va bene così. Poi andiamo avanti con le altre cose. Allora, abbiamo purtroppo Camarà che si è fatto male nell'allenamento e è stato già operato, ma ne avrà per 6 mesi, quindi per lui stagione che comincerà più avanti, e per questo il Parma sta guardando a Koné del Torino, poi vedremo se ne si farà qualcosa o no. Quindi comunque un buon movimento, specialmente se arriverà. Io parto col fatto che le voci sono voci, la realtà è realtà. Quindi la realtà è che Ansaldi e Bernabé ha firmato, che Vasquez praticamente se n'è andato. Poi abbiamo una notizia bomba che è girata di 30 milioni di euro offerti a Buffon per andare in Arabia Saudita, e pare che Buffon abbia rifiutato. Quindi per Buffon si parla di o rimanere al Parma,
e non si sa se a giocare ancora un anno o a fare, o diciamo con un ruolo dirigenziale, oppure di smettere con il calcio. Quindi, ragazzi, se fosse vera questa cosa qua, cioè rifiutare 30 milioni per amor del Parma, o comunque dire no, io non ho stimolo, non gioco, quindi smetto al limite, o devo fare dirigente del Parma, quello che vuoi, ci dobbiamo mettere una statua. Allora, in Piazza Garibaldi no, c'è già Garibaldi, lasciamolo stare, ma facciamo una via limitrofa o intitolare una via Buffon, perché diciamo, boh, vedete voi 30 milioni di euro, se chiunque, chi li rifiuterebbe, non lo so. E vabbè, e l'ultima cosa che vogliamo parlare, le ultime due sono, allora, Partipilo della Ternana è fatta, è del Parma, un giocatore del Parma per 1,8 milioni. E vi dico che pagare Partipilo un settimo, un ottavo di Dennis Mann, sinceramente Partipilo vale sicuramente più di Dennis Mann, perché tecnicamente è un giocatore valido, veloce, ma soprattutto un giocatore che corre, un giocatore che la Ternana ha fatto vedere come squadra, essere una squadra che comunque ci dà dentro, pressa e soprattutto, ripeto, è anche un giocatore bravo coi piedi assolutamente, quindi molto valido per la B, non ne parliamo. Quindi avere Partipilo a praticamente 1,8 milioni contro Dennis Mann pagato 13-15, adesso non ricordo, ma tutta la vita questo è un ottimo acquisto a quel prezzo, ok? Quindi io cercherei di vendere Dennis Mann, più che altro anche farne 5 milioni su 15 se te li danno, perché chi te li dà? O Mihail, non lo so, però piuttosto ce li terremo, tanto chi ce li compra, ok? A quei prezzi lì non te li compra nessuno, quindi comunque sono tutte minusvalenze, minusvalenze. E infine la notizia bomba. La notizia bomba sarebbe che noi siamo anche noi su coda. Massimo Coda sarebbe bellissimo se anche lui ci raggiungesse. E Massimo Coda in uscita dal Genoa, ovviamente non siamo solamente noi a volere Coda, però se si concretizza anche Coda, allora vi devo dire che dopo diciamo cominciamo a ragionare, nel senso che questa società farebbe capire che ha capito cosa deve fare sul mercato, perché ripeto, a noi servono giocatori pronti subito, affiancare anche buoni giovani che devono crescere, ma ci serve il bomberone e un suo vice, che potrebbe essere anche Gondò, si dice questa cosa qua, vedremo, però l'importante è avere la punta vera, il Coda, il Mancuso, quella gente qua, la Padula della situazione, perché ci serve come l'oro. Dopodiché bisogna far fuori Osorio, o quelle persone qua, diciamo che in difesa hanno fatto pena e ci hanno fatto beccare anche N gol per colpe loro. Durante la stagione abbiamo perso punti per colpa di Osorio, credo almeno dai 6 agli 8 punti sicuramente per colpa nettamente di Osorio, ecco, e compagnia bella. Quindi la difesa va fatta assolutamente, non è pronta sicuramente così. L'attacco, chiaro, non basta Partipilo, andando via anche Vasquez, ragazzi, ok, Bernabé, però ci serve qualcos'altro. Sicuramente quindi ci serve il puntero forte, c'è poco da fare, il coda della situazione, ok? E poi si dice anche che il Parma sia su Palumbo, sempre della Ternana. Palumbo, ottimo giocatore a centrocampo, giocatore che ci mette veramente l'anima, eccetera. Quindi, secondo me, buonissimo prospetto se arrivasse, magari. E quindi cominciamo bene, cerchiamo di fare il botto, cominciare a beccare coda subito in modo da assicurarcelo. E dopo andiamo avanti così, che siamo sulla buona strada. Però concretizzare, mi raccomando, perché ok, abbiamo concretizzato alla fine Bernabé, Ansaldi. E cose Partipilo. Adesso bisogna fare il botto da 90, cioè coda, ok? E poi dopo ci dedichiamo a magari beccare Palumbo, mettere a posto un po' il centrocampo, ma soprattutto in difesa, perché noi ci servono due difensori alla Maldini Varese, cioè nel senso forti, 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 cioè quella difesa lì non deve passare uno spillo, con due bei centrali. Poi per il resto siamo abbastanza a posto, perché comunque abbiamo degli ottimi giocatori sulle fasce, ok? Centrocampo, mettiamo un bel innesto tipo Palumbo, qualcun altro, io prenderei anche Letizia, certe persone insomma valide,
ed affiancare a Bernabé. Comunque ci vuole il Palumbo che affianchi, perché Bernabé se no non ce la fa interdire, ok? Da solo ha bisogno del Palumbo, della situazione che corre per due, eh? E poi un attacco con Code, il vice di Code, magari un altro, vediamo, però sicuramente la punta forte serve. Detto questo, ho detto tutto per adesso. Vi dico un'ultima cosa, e questa è una novità. Allora, una piccolissima anticipazione, ma dirò tutto in un prossimo video che cercherò di fare a breve, non fra di 15 giorni, ma a breve. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, e cioè ci sarà una novità sul canale, nel senso che il canale verrà non rivoluzionato, perché i contenuti che ci sono stati fino adesso resteranno, ma verranno variati come frequenza, e verranno alcuni dedicati quasi esclusivamente agli abbonati eventuali. E invece assolutamente i post partita e questi commenti, che siano del Parma o di altre squadre, ci saranno molto di più di adesso, saranno la parte fondamentale del sito, e verranno affiancate da altre cose che vi dirò dopo, perché vi devo lasciare un attimo come dire, nel dubbio, ma chissà cosa sarà l'altra novità. Anche perché per una di queste devo avere una conferma ufficiale da parte del Delo, e per l'altra invece vi dico che è una pensata mia, e quindi così insomma vi dirò tutto nel prossimo video, e basta. Vi saluto, vi auguro una buona serata, e mi raccomando, iscrivetevi e mettete like ai video, mettete dei commenti per eventuali giocatori che comprereste voi, e cosa ve ne pensate al momento del calciomercato del Parma. Vi aspetto sul canale, fate iscrivere amici, parenti e tutti quelli che volete, specialmente se tifano Parma. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!